Buongiorno a tutti e bentornati. Oggi fa veramente caldissimo. Io non so come sia nelle vostre città, ma qui si muore veramente dal caldo. Quindi io proverò a fare questo video, però c'è il rischio che io mi sciolga lentamente, durante la registrazione del video. Quindi se vedete che lentamente io comincio a sparire davanti alla telecamera, non preoccupatevi, è semplicemente perché mi sono sciolta a causa del caldo. Quindi veramente oggi è proprio invivibile, ma noi cerchiamo di non pensare al caldo e parliamo di libri. E oggi vi faccio la recensione della Signora delle Camelie, un libro molto famoso di Alexandre Dumas. E io, oltre a parlarvi della storia, della trama, quindi raccontarvi la mia impressione, vorrei anche raccontarvi brevemente qual è la vera storia della Signora delle Camelie, perché questa persona è veramente esistita. Questo romanzo si è ispirato quindi a delle vicende reali che riguardano una donna che ha vissuto in Francia, ma andiamo con ordine. Questo libro io l'ho letto tanto tempo fa, ma lo ricordo ancora molto bene perché mi aveva veramente colpito tanto. È la storia d'amore tra Armand Duval e Marguerite Gautier. Ed è un amore veramente molto molto difficile, quasi un amore impossibile, un amore sofferto, un amore infelice, un amore contrastato, che però riesce veramente a penetrare nella pelle del lettore, perché è veramente un libro profondo, scritto in un modo impeccabile, scritto in un modo eccezionale e riesce veramente a toccare il cuore. La storia comincia con una persona che si reca nella casa di Marguerite Gautier perché i suoi oggetti erano stati messi all'asta. Quindi voi comincerete a leggere il libro praticamente dalla fine della storia. Quindi io adesso non faccio uno spoiler dicendo che la protagonista muore perché questo lo leggerete già nelle prime pagine del libro. Infatti, dopo la sua morte vengono appunto messi all'asta i suoi oggetti, una persona si reca appunto a vedere questi oggetti e acquista un libro, ma non Lescaut. All'interno di questo libro c'era una dedica, c'era scritto A Marguerite, umiltà Armand Duval. Ovviamente chi acquista questo libro è incuriosito, si mette in contatto con Armand, il quale chiede, quasi supplica, diciamo, la persona che ha acquistato appunto questo libro di restituirglielo perché per lui è veramente un ricordo affettivo importante. Lui glielo restituisce e allora Armand, in segno di gratitudine, gli racconta tutta la loro storia d'amore ed è da qui che parte, diciamo, il romanzo e la storia, di Armand e Marguerite. Marguerite era una cortigiana che sarebbe, diciamo, al giorno d'oggi definita una prostituta di alto livello, cioè una persona che comunque in cambio di vita lussuosa, di regali, di agi, si concedeva ad uomini molto ricchi. E Armand non era benestante, ma non faceva comunque parte di questa categoria di uomini così tanto ricchi. Lui però la incontra una sera a teatro, si innamora e comincia a corteggiarla. Lei all'inizio è molto molto sulle sue, molto restia, però poi alla fine si scopre innamorata. E per lei questo è un sentimento talmente nuovo che quasi la manda un pochino in crisi e lo considera poi un sentimento talmente puro che vuole conservarlo tale, quindi decide di redimersi, quindi si trasferisce in campagna con Armand, promettendogli di non fare mai più la vita che faceva prima. Solo che poi insorgono problemi economici di vario tipo, quindi in qualche modo poi lei è un po', diciamo, costretta a mantenere Armand. Poi accadono delle vicende che adesso non vi svelo perché se non avete letto il libro sarebbe veramente un peccato dirvi tutto in anticipo. Comunque accadono delle vicende, diciamo, che li portano ad allontanarsi e nel momento in cui poi potrebbero riavvicinarsi, lei muore perché è malata di tisi. Ovviamente io come vi dicevo prima non vi ho fatto uno spoiler perché il fatto che lei muoia è scritto già nelle prime righe del libro, quindi voi lo sapete subito e quindi insomma poi ci sono altre vicende all'interno del libro, ma quelle non ve le voglio raccontare altrimenti davvero vi tolgo poi il piacere di leggerlo.
Il titolo, La signora delle camelie, è ispirato al fatto che la protagonista, quando si recava a teatro, portava con sé sempre tre oggetti: l'occhialino, quello classico da teatro, un pacchettino di dolci e un mazzo di camelie. E da qui il titolo, appunto, La signora delle camelie. Questa è una piccola curiosità. Questo romanzo, come vi dicevo all'inizio del video, è ispirato alla vita di una donna vissuta in Francia tra il 1824 e il 1847. Lo pseudonimo è Alphonsine Plessis, ma il suo vero nome era Marie Duplessis. Lei era una donna molto molto ricercata dagli uomini, faceva anche lei la cortigiana, quindi aveva degli amanti molto ricchi in cambio di vita lussuosa e vita agiata. Ma facciamo un passo indietro. Questa donna nasce in Normandia e ha un'infanzia veramente molto brutta. Ha un padre alcolizzato, un'infanzia dominata praticamente dalla violenza e dalla povertà, fino a che dopo l'adolescenza si trasferisce a Parigi, continua a fare lavori molto umili, poi diventa l'amante di un commerciante e comincia, diciamo, a fare una vita abbastanza agiata, tanto che poi con il tempo comincia sempre di più a ricercare questi uomini ricchi in cambio di una vita agiata e lussuosa, vita che lei purtroppo non aveva potuto avere prima, e quindi insomma è sempre un po' alla ricerca di questo. Era una donna molto bella, molto intelligente e anche molto colta, perché era riuscita a farsi una cultura da autodidatta, quindi comunque era molto affascinante, gli uomini erano molto attratti da lei, non solo per la sua bellezza, ma anche per la sua classe e per la sua cultura. Poi nel corso della sua vita diventa l'amante di un duca, che la porta a tutte le cene. Le fa fare una vita mondana assolutamente di alto livello, ma la famiglia di lui non approva assolutamente questo tipo di relazione. Quindi lui non ne parla con lei di questo, ma decide di fuggire da Parigi e quindi lei viene abbandonata. Lei vive questo abbandono molto male, per lei è veramente una cosa insopportabile anche dal punto di vista sociale, e in quel periodo incontra, indovinate un po' chi? Alexandre Dumas, l'autore del libro La signora delle camelie. Con lui ha una relazione molto breve in realtà, perché dura un anno soltanto, però si trasferiscono in campagna, hanno questa relazione e quando la relazione finisce, Alexandre Dumas decide di scrivere la sua opera più famosa, La signora delle camelie, e molto di quello che è contenuto in questo romanzo è ispirato alla relazione che lui ha avuto con Marie Duplessis. Poi nel 1847 questa donna muore perché era malata di tisi, esattamente come Marguerite Gautier, protagonista del romanzo La signora delle camelie. Altra cosa che vi volevo dire su questo romanzo è che proprio da qui è ispirata l'opera lirica famosissima, che sicuramente conoscete tutti, La Traviata di Giuseppe Verdi. Quello che però tanti non sanno è che adesso sì che è un'opera molto famosa e la sua fama è assolutamente indiscutibile, ma quando fu trasmessa la prima dell'opera nel 1853 fu un vero e proprio fiasco. Fu fischiato, non ebbe assolutamente l'apprezzamento del pubblico, della critica. Infatti Verdi era sicuro che sarebbe stato un fiasco totale anche andando avanti nel tempo e quindi insomma convinto che la sua opera non avrebbe mai avuto successo, e invece, per fortuna nostra, perché è veramente un'opera molto molto bella, non è stato così e ancora oggi possiamo ascoltare questa musica meravigliosa. Un'altra piccola curiosità è che i nomi dei protagonisti nella Traviata sono stati cambiati, quindi non sono più Armand e Marguerite, ma sono Alfredo e Violetta. Questo perché pare che Alfredo e Violetta fossero dei nomi molto più musicali e quindi si potesse tenere maggiormente l'intonazione nel momento in cui si dovevano cantare le varie arie dell'opera. E questa è un'altra piccola curiosità. E se siete curiosi, sappiate che nel cimitero di Montmartre a Parigi c'è la tomba di Marie Duplessis. Pare che però sulla lapide ci sia il suo pseudonimo, quindi Alphonsine Plessis. E sopra alla tomba c'è sempre posata una camelia. Io non ho ancora avuto occasione di andare a vedere questo cimitero, ma sicuramente se dovessi andare andrò a cercare la tomba di Alphonsine Plessis, perché sono veramente curiosa di andarla a vedere.
E fatemi sapere magari nei commenti se qualcuno di voi c'è stato, se ha visto questa tomba, se conosceva questa storia. Io mi fermo perché altrimenti questo video va avanti ad oltranza. Vi mando un bacio gigantesco, vi do appuntamento alla prossima. Ciao ragazzi!